siamo arrivati all'ultimo incontro di questo 17° torneo internazionale Città di Sassari, che vede il nostro da Ligoro Timoncini opposto all'egiziano Gaber Karam, e la categoria dei 96 kg. Davvero si preannuncia un incontro spettacolare, Lucio. È così, siamo all'inizio. Ecco i due atleti che stanno al centro, petto a petto, è iniziata la gara. L'egiziano molto aggressivo, ha iniziato con un piglio deciso, ma Daigoro non si fa intimorire, reagisce. Ancora nulla di fatto, l'incontro sicuramente duro per entrambi. È passato un minuto, siamo 0-0, quindi. Praticamente lo stiamo seguendo con grande attenzione, proprio per. L'arbitro richiama i due contendenti di non prendersi le dita. Sarà Daigoro in caso di 0-0 che andrà a chiudere per primo l'avversario, che dovrà stare a terra e non farsi girare. Molto ben strutturato il nostro atleta, veramente una bella massa di muscoli. Sì, anche l'egiziano mi pare non sia da meno. Rende qualche centimetro in altezza. Sì, è così. Veniamo allora, l'attacco ai Timoncini. Eccolo, è partito Daigoro. Eccolo, c'ha lo stacco. Parte, fallo, forse fallo. L'arbitro non segna fallo. Ecco invece che Mario Oliveira, che sta all'angolo, segnala con un challenge, quindi si fa rivedere l'azione. C'è sia l'arbitro che del giudice. Sì, sì. A me per un attimo è parso fallo. La terna arbitrale ora sta rivedendo l'azione incriminata. Gli streaming ci ascoltano e quindi è per quello che abbiamo visto. Sta vedendo l'azione incriminata. Il nostro tecnico Mario Oliveira ha deciso di gettare il suo cubo per permettere di rivedere una sorta di stand replay, controllare la moviola. Quindi noto con grande interesse, guarda anche il parterre superiore, no? Certo, che controlla. Tutti stanno guardando. Io francamente per un attimo credo di aver visto un fallo, ma potrei anche sbagliare, sicuramente sono di parte, quindi. Ma mi pare che le tue osservazioni anche in riferimento ai punteggi poi hanno trovato una conferma assoluta. Quindi vediamo, se no questa prima ripresa rimane compromessa per Daigoro. Perché non è riuscito, 12 secondi, gli ha perso due punti. Non è stato commesso fallo da parte dell'egiziano, ha perso due punti. Ha perso due punti, ho capito. Quindi ora vediamo cosa decide. Mi pare che ho visto bene. Viene riconsegnato il cubo all'italiano e quindi vengono assegnati due punti a Daigoro, in quanto il fallo è stato riscontrato. Ci sono le proteste del. Sì, loro giustamente protestano, certo, perché l'arbitro e il giudice non avevano riscontrato nessun fallo e avevano assegnato due punti per l'egiziano. Perché si riprende con. Perché l'azione era incominciata da terra, perfetto, in clinch, e di conseguenza, perfetto, siccome c'è stato fallo da parte dell'egiziano, si deve ricominciare dalla sensazione. Ora Daigoro sta solamente facendo finta
di fare azione, ma è chiaro che il tempo è finito e quindi 2-0, vince con avvertimento, è un bel vantaggio per grande, lui. Grande intuizione del coach, perché attenzione, è importante, tu avevi avuto la sensazione, però lui proprio a livello del tatami, della tappetina, insomma... Certo, anche lui penso che abbia visto qualcosa, però in queste occasioni a mio parere lui era chiaro che doveva tentare, perché altrimenti avrebbe comunque perso la ripresa. Lui ha visto qualcosa, come ho visto anche io, abbiamo avuto ragione. Teniamo presente che siamo anche in Italia, forse un piccolo vantaggio anche... Il fallo c'è, no, io sono molto, molto attento e molto sportivo soprattutto, quindi credo che non infici niente, anzi è buona abitudine dello sportivo italiano riconoscere i meriti degli altri, però è chiaro che se l'azione è fallosa tale deve essere sanzionata, in tale maniera deve essere sanzionata, chiaro? Sì, chiaramente quando arbitro e giudice non riscontrano il fallo è sempre molto difficile che poi... E Dagoro Timoncini ha una ghiottissima occasione, ghiottissima, adesso vediamo, seconda ripresa di... è chiaro che l'egiziano ora non può stare a guardare, deve attaccare, poi sarà lui comunque se dovessero andare 0-0 a chiudere, certo. Vediamo da terra come si comporterà, però tanto sicuramente ora cercherà qualche attacco di in piedi, perché non si accontenta sicuramente. Ma deve fare i conti con, ripeto, con un Timoncini con davvero, certo. Davvero motivato, davvero... Una buona presenza, posso dirlo, e ripeto, è la prima volta che lo vedo all'opera, però mi dà l'impressione davvero di essere uno che sa quello che fa, perché è sempre occhio dritto, altro che tremare di fronte, certo. Ai nomi, alle leggende e a quant'altro. Daigoro, è importante. Daigoro sicuramente molto cresciuto in questi ultimi tempi, con l'arrivo di Mario Oliveira, il tecnico cubano col quale ha un ottimo rapporto, ha fatto delle ottime prestazioni e non ultima chiaramente la qualificazione, quindi abbiamo delle buone aspettative su di lui. Sta provando delle tecniche particolari per poter, vediamo un attimo cosa è. Niente, l'egiziano si lamenta un po' per la condotta dell'italiano, ma mi pare che non ci sia nulla da eccepire finora. È certo che devono essere dei clinci abbastanza sostenuti, no? Assolutamente sì. Daigoro credo che sta conducendo bene l'incontro. Non si fa, guarda, non si fa retire, mi è parso di vedere anche qualcosa di labiale, certo. Da parte del campione egiziano, però ripeto, mi pare molto ben anticipato. Anticipato, viene richiamato ed è il primo avvertimento per Daigoro, deve stare attento a non, certo. Ripartire, se no verrà sanzionato. Tutto regolare, si parte in maniera corretta, Daigoro cerca di bloccare il braccio, di non far entrare l'egiziano, sta chiuso il più possibile, ora si deve aprire, sono già passati 12 secondi, vediamo ora. Se dovesse resistere ancora, dai Daigoro! Gaber deve trovare una soluzione in poco tempo, mi pare che ce la faccia, buono, brava, ottima difesa di Daigoro. Finito. Si va. Si va. Grande Daigoro! Daigoro! Daigoro Timoncini, medaglia d'oro al 17° torneo internazionale Città di Sassari. Ha avuto la meglio dell'egiziano Gaber Karam. Lucio, degna conclusione. Degna conclusione per l'Italia con l'uomo più rappresentativo per la nostra nazionale, l'unico uomo che va alle Olimpiadi, è in grande forma. Speriamo che fra 2 mesi ad agosto possa ripetere queste grandi prestazioni. Lucio, io ti ringrazio e ti saluto per quanto fatto in questo 17° internazionale Città di Sassari. Naturalmente quello che si deve vincere da questa nostra produzione è che ci sono degli sport che meriterebbero sicuramente altre vetrine, altre sottolineature, perché sono sport di fatica, sono sport che però regalano queste emozioni. Grazie Lucio Caneva. Grazie a voi, grazie a tutti e al prossimo anno qua sempre a Sassari.